Buongiorno da Pereta, oggi siamo in questa splendida cornice che potete anche ammirare dall'alto e sono con Johnny. Buongiorno Johnny. Buongiorno. Senti Johnny, oggi siamo qui perché c'è veramente un bellissimo paese e poi c'è un evento particolare oggi. Che cosa c'è oggi? Oggi è San Marco, la festa del nostro patrono che cade il 25 aprile ed è per noi e per tutti i peretani è la giornata più importante di tutto l'anno. Senti, girando per il paese ho notato che ci sono delle contrade, no? Nel senso ci sono dei festoni, delle bandiere. Ci puoi raccontare un attimo quante sono le contrade e i nomi delle contrade? Le contrade sono quattro, sono il Marrocco che è la parte alta, quella la prima cinta muraria del paese, poi c'è la via di sopra, la via di sotto che sono nella parte bassa, quella che un tempo si definiva la buca, e poi c'è il fuori porta che è al di fuori della porta medievale. Quindi sono quattro contrade. Quattro contrade. Oggi pomeriggio, 25 aprile, tutti i 25 aprile c'è questa festa della ruzzola, questo palio? Sì, prima tanti anni fa si correva un palio con i cavalli, poi piano piano c'è stata un'evoluzione e dai cavalli si è passata a questa forma di formaggio che viene fatta rotolare lungo le vie del paese. E tra l'altro il Ministero del Turismo, quando il ministro era la dottoressa Brambilla, ci ha insignito di un premio per la tradizione italiana. Senti, io sto inquadrando in questo momento un campanile, che diciamo i campanili in tutta Italia sono tutti uguali, però questo della chiesina di Santa Maria è particolare e io poi ve lo faccio vedere dall'alto, ma comunque ce ne parla Johnny. Johnny, che cosa ha di particolare questo? Beh, è a forma pentagonale, che è una particolarità, non sono proprio così comuni. Questa è una chiesa del 1400, la chiesa di Santa Maria, ed è un vero gioiello del paese. Telespettatori di Popgas TV, sono con il sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, e siamo qui nella splendida cornice di Pereta.
Signor Sindaco, oggi è in veste ufficiale perché qui c'è un evento molto importante. Esattamente, oggi è il patrono di è la festa di San Marco, che è il patrono di Perita, e quindi dopo 2 anni di pandemia, quindi 2 anni di fermo, quest'anno finalmente si sono potuti riorganizzare nuovamente i festeggiamenti popolari, con ovviamente grazie all'organizzazione della Proloco locale di Perita, e finalmente si torna a fare anche la processione per le vie del paese con la statua di San Marco, le reliquie, quindi un momento importante, molto sentito dai peretani e ovviamente anche dall'amministrazione comunale, perché questo per noi significa tornare alla libertà dopo 2 anni di restrizione. Finalmente, e meno male che anche il tempo ci assiste, oggi è una bellissima giornata e quindi sono sicuro che sarà per tutti una giornata di festa. Questo per noi è un momento dell'anno particolare, perché si inizia con Perita, ma poi domenica prossima saremo a Magliano per la festa del 1° maggio, i festeggiamenti in onore della Santissima Annunziata. Allora, signor Sindaco, se mi permette, mi autoinvito il 1° maggio con Bob Gas TV per la vostra festa. Volentieri, volentieri. Vi aspetto a Magliano davanti al comune alle 10:30. La ringrazio, buona giornata. Grazie. Saluti, grazie signor Sindaco. Grazie a lei.